tanta posta e niente posto? Prendi cereali e vieni con me. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, siamo invasi dalla posta. Siamo veramente dalla pubblicità, dalle cartoline e non sappiamo mai dove tenere la posta. Arriva Ombretta con due scatole di cereali a risolvervi il problema. Eh sì, oggi vi facciamo insieme un raccoglitore per la posta da scrivania. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si crea. Oggi creeremo un raccoglitore per la posta da scrivania. Quindi mano a mano costruiamo un set da scrivania molto carino, tutto con riciclo per non spendere neanche una lira. Qui ho dei rimasugli di carta, come vedete è una carta strappata, è una carta appunto che ho usato per dei lavoretti e di cui mi sono rimasti degli scampoli. Potete usare anche la carta da giornale, la carta delle riviste, i fumetti oppure appunto le carte regalo che avete. Due confezioni di cereali. E poi ci occorrerà della Vinavil, delle squadrette, la pistola a caldo e relativa stecca, un cutter, delle forbici, una matita, un bulino, che è questo chiodino con la pallina per fare le pieghe della carta, un pennello di poco conto. Io decorerò il mio set così come ho decorato il raccoglitore che vi metto qua, perché sto facendo appunto un set completo e quindi con dei centrini di carta che vi ho insegnato a fare in questo video qui. Comunque è semplicissimo farli, li potete vedere realizzare o nel video dove vi insegno proprio a fare i centrini di carta oppure nel video in cui ho fatto il raccoglitore sempre con questi fatti da me. In più potete farli anche con i sottotorta se non volete passarvi il tempo a tagliuzzare le carte. E poi ci occorrerà anche un cartone da imballaggio. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo i nostri cereali e accoppiamoli mettendoli vicini l'uno all'altro e decidiamo anche la pendenza che vogliamo dare al nostro portaposta. Io vorrei dare questa pendenza, quindi cosa faccio? Io non faccio altro che prendere la squadretta con la penna, mettendo a 90 gradi proprio in corrispondenza, calare la riga da una parte, facciamo la stessa cosa pure dall'altra parte. A questo punto dovremo avere la stessa distanza dal punto più basso, che sono 10,5 cm, fino alla base, 10,5 cm. Quindi lo segno qui, lo segno bello evidente e congiungo i due punti, giusto per me, per una memoria visiva. Ok, e facciamo la stessa cosa anche sul davanti, sul retro. Questo sarà appunto il retro. Per fare in modo che queste due scatole vengano lavorate bene insieme, io preferisco unirle sin da subito con un po' di colla a caldo. E sin da subito taglio l'eccesso. Tolgo le parti in eccesso, tipo questa. Taglio bene questa e poi mi rimane questa in perfetto asse da segnare e tagliare. In questa fase embrionale essere troppo precisi ci interessa relativamente. A questo punto dovremo creare un pavimento che sia di 0,5 cm più largo da ogni lato della base e due laterali che non facciano vedere la linea di congiunzione, quindi che abbiano una forma corrispettiva a quella dei due laterali. Il frontale e la parte posteriore possono rimanere questi, non ci importa di rinforzarli, perché una volta avuta una struttura a gabbietta che comprenda il tutto e faccia stare ben stabile, la struttura terrà da sé. L'ho
lo contiene, però nello stesso tempo lascia anche un leggero margine. Per farmi il laterale preferisco fare un rettangolo 11,5 x 21,5 e poi ricavare questa misura e tracciare la diagonale in un secondo momento. Per intenderci, loro saranno le sponde laterali esterne. Con della Vinavil diluita al 50% con acqua, quindi una Vinavil abbastanza liquida, bagno tutto il mio cartoncino, la base, lo volto così e faccio aderire perfettamente la mia carta con dei movimenti circolari che vadano poi verso l'esterno. Fatto ciò, bagno anche l'interno e piego così all'indentro tutti gli angoli. Piegati bene gli angoli, anche su di essi mettiamo della colla, così. Adesso facciamo le ultime pieghe. Quindi rigiriamo ben bene. Prendiamo un altro pezzettino di carta che sia grande quanto il nostro rettangolo, quindi ce lo ritagliamo così molto facilmente facendo l'orma. La base di blu la lascio asciugare ben bene, foderò anche i miei laterali. Adesso devo foderare la parte esterna. Ok, adesso taglio due rettangoli di carta, uno per coprire la parte davanti del mio raccoglitore e l'altro per coprire la parte posteriore. Devono essere leggermente più larghi, non di tantissimo, e un pochino più lunghi sia nella parte sommitale che nella parte inferiore. Quindi sporco tutto il retro della mia confezione di colla e quindi applico sopra il foglio di carta facendolo fuoriuscire un po' da tutti i lati in maniera uguale. Quindi vado subito sul retro ed elimino le bolle d'aria massaggiando molto bene. A questo punto rimetto tutto in giusto asse, pratico un taglietto qui e un taglietto qui. Sporco con colla, piego all'interno da una parte e dall'altra, mi raccomando gli angoli, tiro su anche il battente laterale e il retro è foderato. Ora tutte queste grinze non vi preoccupate perché andranno via dopo l'asciugatura. Facciamo anche la parte anteriore. Adesso voglio foderare anche l'interno. Sì, sì, sì. E alla fine del lavoro tutta la nostra scatola è, quel bianco che vedete è la colla, è bella e foderata. Vedete ancora qualche grinza, ma non vi preoccupate perché tanto adesso andremo di colla e quindi si sanerà tutto. Intanto assembliamo il laterale e la base. Abbiamo qui i due laterali e abbiamo anche la base da qualche parte. Prendiamo la nostra base e mettiamo su un bel po' di colla a caldo. Inutile che vi dica, state attenti quando usate la colla a caldo perché tanto già lo sapete, ma ve lo dico lo stesso, va, state attenti quando usate la colla a caldo. Quindi piano piano adesso facciamo aderire la sponda laterale, soprattutto l'angolo, con quella che avevamo foderato all'inizio. Fatto ciò, decoriamo tutto. Abbiamo qui tantissimi cristallini di questi qua ritagliati, qui c'è il video. Direttamente sporco con la colla
appongo il cristallo e subito ripasso. Lasciamo riposare ed asciugare perfettamente il nostro pezzo fino a quando tutte le decorazioni non verranno fuori belle e lucide. Vi lascio alle foto del pezzo che adesso sta asciugandosi, come vedete, e vedrete quanto bello risulterà il nostro portaposta da tavolo. A dopo! Visto che bello il nostro raccoglitore, è funzionalissimo, poi voi potete decorarlo con tutte le carte che vorrete e in 2 miliardi di declinazioni, aggiungere altri vani, farlo più largo, più stretto, come la vostra scrivania lo richiede. Basta usare la creatività e tanto amore nel fare le cose. Bene, l'amore è lo stesso che io ho nel proporvi i miei contenuti, che spero vi piacciono. Se è così, regalatemi un pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, e questo alta arte per te nelle visualizzazioni, e mi aiuterà a tenere vivo e vivido il canale, e di questo vi ringrazio estremamente, grazie di cuore. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, e Ombretta, il canale di beauty e lifestyle, dove chiacchiero all'infinito, e soprattutto vi aspetto su Facebook, Instagram, Pinterest, dove vi propongo le mie idee e qualcosa di più di me. Non vi tengo più incollati al PC, ma vi rimando al prossimo video, non prima però di mandare un grande bacio. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima, vi voglio sinceramente bene. Ciao!